42 scudetti e 23 coppe europee. Le formazioni Juventus con Buffon, Thuram, Ferrara, Juliana, Birindelli, Camoranesi, Tacchinardi, Davids, Nedved, Del Piero e Di Vaio. Il Milan che risponde con Abbiati, Šimić, Nesta, Maldini e Calazze. Quindi Pirlo, Ambrosini, Sedor, Frui, Costa, Rivaldo, Inzaghi, Shevchenko in panchina, dirige Paparesta, 33 anni, a gennaio sarà arbitro internazionale. Primo minuto subito all'affondo della Juventus con Del Piero e Abbiati, che però capisce le intenzioni del giocatore della Juventus. Settimo minuto ancora, Nedved, campo a disposizione, cerca la conclusione. Abbiati controlla la soluzione di Nedved, poi c'è questo pallone perso da Pirlo, innesca il contropiede della Juventus con Nedved verso Del Piero, altruista per Di Vaio ed è il gol di Di Vaio al settimo minuto, la Juventus in vantaggio, il primo gol di Di Vaio in questo campionato. Osserviamo il tocco di Del Piero, preciso per Di Vaio che da solo mette in porta. Quindi all'undicesimo ancora Nedved, la soluzione per Di Vaio sulla sinistra, arriva Maldini che taglia e copre la propria area di rigore. Soffre il Milan, preoccupato Ancelotti, c'è questa iniziativa Pirlo, Rivaldo, quindi il tocco verso Sedorf ma tiro debole su Buffon. Capovolgimento di fronte, un bel match vibrante, ancora Del Piero, vede Abbiati fuori dai pali, cerca il pallonetto, la palla finisce sul fondo e siamo al ventesimo minuto, angolo per il Milan, Rivaldo, osservate il pallone toccato da Pirlo, arriva Giuliano, l'intervento regolare secondo Paparesta, parte ancora il contropiede della Juventus, Del Piero, Nedved sulla sinistra, si affaccia Thuram sulla destra, servito puntualmente, arriva il francese del gol del 2-0 al ventesimo minuto, pensate che Thuram non segnava in campionato dal 2 marzo del 1997, due gol appena per lui in Italia. Avete visto la conclusione ancora del francese, poi l'ammonizione di Nesta per questo intervento su Nedved, il primo ammonito della partita, una partita comunque molto corretta. Pirlo a cercare ancora Sedorf, ma c'è Birindelli che secondo Paparesta tocca con la mano e c'è calcio di rigore per il Milan, siamo al trentesimo, dal dischetto Pirlo e non fallisce, 2-1 per la Juventus, il quarto gol di Pirlo in questo campionato. Siamo alla mezz'ora, poi ancora su calcio di punizione Rivaldo con Buffon in due tempi, 37esimo. Poi al 39esimo Birindelli si beve quasi metà retroguardia del Milan, cerca il cross, arriva però Abbiati che anticipa l'attaccante della Juventus. Poi sul capovolgimento di fronte al 45esimo Rivaldo al tiro, Buffon mette in calcio d'angolo. Bellissimo il primo tempo. Nella ripresa Costa Curto al posto di Calazze, Maldini va a fare il difensore esterno. C'è questa iniziativa di Di Vaio al decimo, parte il cross, ancora Nedved, la conclusione volante, la palla sul fondo. Poi Serginho per Pirlo, il secondo cambio di Ancelotti e subito vediamo il brasiliano che cerca l'altro brasiliano del Milan, Rivaldo. La conclusione di testa è sul fondo. Poi un cambio, due cambi, Moretti, Zalageta per Giuliano Di Vaio. Birindelli va a contrastare proprio Serginho sul settore di sinistra dell'attacco del Milan. E qui vediamo Shevchenko che era subentrato, Rui Costa, la testata a Buffon del tutto involontaria. Il secondo tempo non è certamente bello come il primo, ma ci sono questi cambi repentini di passo e di marcia con Nedved che va a impegnare Abbiati alla mezz'ora. Poi un duello tutto olandese nella partita, Sedorf e Davids. Quindi ancora Shevchenko cerca la conclusione, la palla verso Ambrosini, il tocco di Ambrosini in questa occasione, Ferrara si fa male, verrà sostituito da Fresi e siamo al 44esimo, osservate il numero di Camoranesi attaccato poi da Rivaldo e c'è l'ammonizione di Rivaldo, il quarto giocatore ammonito della partita. Finisce qui, quarta vittoria consecutiva della Juve sul Milan a Torino, Juve unica in battuta, secondo stop per i rossoneri dopo Verona in questo campionato. Grazie a Marco Scivoli che tra poco ci mostra...